Quindi vedete come dal raggio sondaggio si ha un'informazione su quante stadi nell'aria, dove eventualmente si possono trovare degli strati nuvolosi, se eventualmente c'è presenza di nebbia, se e quanto può essere violento l'innesto di un eventuale temporale. Altri fattori sono questi. Vedete qua in basso? Pino. Che cos'è? È l'acqua che può cadere, cioè sommato tutto questo, quanta pioggia potrebbe essere in un certo senso prevista? 32 grammi d'acqua. Quando ci sono 32 grammi d'acqua nella colonna sopra di noi, la potenza disponibile per il temporale è elevatissima. Quindi in questi casi la genesi di episodi temporaleschi potrebbe portare a episodi temporaleschi molto violenti. Vedete invece in una colonna come la nostra durante l'inverno quanto è più basso il valore. Diciamo che da 20 in su comincia a diventare pericolosetto, da 30 in su non è più pericolosetto. È molto pericoloso. È molto pericoloso. Anche perché l'energia disponibile per un temporale è tutta dovuta al passaggio di stato dell'acqua. Cosa succede? Se io passo dallo stato liquido allo stato solido, cosa succede? Che alla stessa temperatura la nostra particella d'acqua ghiaccia cedendo calore all'ambiente circostante. Questo calore, che è chiamato calore latente, cioè il calore per il passaggio di stato, l'energia che cede o deve essere fornita per fargli cambiare stato, mantenendo la stessa temperatura, è resa disponibile per la macchina meteorologica. Ed è proprio questa energia che poi viene utilizzata dalla macchina del temporale per alimentarsi. Quindi, più è alto il contenuto d'acqua, più è alta l'energia che si libera col passaggio di stato e quindi quella disponibile per il temporale. È la benzina del temporale. Chiaro? Più è alta, quindi più il temporale ha benzina, più è bassa, più vuol dire che il temporale, le nubi a sviluppo verticale avrebbero meno benzina e quindi a un certo punto non riuscirebbero più a alimentarsi, o comunque la precipitazione sarebbe di poco conto perché avrebbe breve vita. Ci siamo? Abbiamo visto anche l'utilità del radiosondaggio. Da qui possiamo vedere che temperatura abbiamo alle diverse quote. Vogliamo sapere che temperatura c'è a 500 ettopascal? Benissimo. Trovo la 500 ettopascal, che è questa linea qua, si trova a 5.450 metri, mi porto ad incrociare le temperature, eccola qua, vedete? Se io risalgo con le temperature, abbiamo oltre meno 30 gradi, che questi sono i meno 30. Vedete, se tiro una riga parallela sono oltre il meno 30 a incrociare i 500 ettopascal. Questa è la meno 30. Se parte da qua. In ogni caso, perché vuole fare fatica su internet, c'è anche la versione testuale. Dove c'è indicato il meno 30. Voglio sapere che temperatura c'è a 700 Pascal, cioè a circa 3000 metri, benissimo, riparto da qua, arrivo qua, questa è la meno 20, ci sono temperature inferiori a meno 20 gradi, chiaro? La stessa cosa dall'altra parte, cos'ho però?
andiamo bene, al suolo ho temperature che vanno da circa 25 gradi, arrivare a punte di 26-27, poi salgo. Allora, a 3000 metri circa, che temperatura ho? Zero. Quindi ho già 20 gradi di differenza in 3000 metri. Saliamo ancora, arriviamo a 5000, che temperatura ho? 10 gradi. Più di meno 10 gradi, cioè meno 12, meno 13. Meno 13 e 27, quanti gradi fanno? 40. Quando ho 40 gradi di differenza tra il suolo e la 500 ectopascal, l'aria è fortemente instabile e quindi posso attendere temporali molto violenti. Perché mediamente l'aria dovrebbe diminuire di 0,6 gradi centigradi ogni 100 metri. Se io quindi faccio 500 per 6, quanto fanno? 30. Quindi mediamente dovrebbe diminuire di 30, qui diminuisce di meno, di addirittura di 40, di 10 gradi in più, vuol dire che qui c'è aria molto più fredda di quella sottostante. Chiaro? Da qui l'energia del temporale, che è anche visibile dall'area contenuta tra questa area rossa e la curva di scatto. Più è ampia quest'area, più l'energia a disposizione del temporale è grande. Questo tutto da un radiosondaggio. E tutte queste informazioni